Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Euro Truck Simulator 2. Qui accanto a me c'è mio fratello Vigilon. Bella a tutti amici. E non ci sono... non ci sono mappe? Lavori? Lavori? Lavoro dipendente? Offerti il lavoro. Lavoro dipendente. Cambia prezzo. Signorina. Che cazzo è successo? Ok. Perché non ci sono cose? Perfetto. Guida? Abbiamo abbiamo. Aspetta. Non ti è possibile sostituire di parlare perché non dispone. Potresti acquistare un camion. No. Perché non ho soldi. Abbiamo completato il gioco, ragazzi. Abbiamo completato il gioco. Ma che succede? Cioè, chi è che... Chi è completa il gioco così velocemente, ragazzi? Ma chi è? Cioè, ho fatto il lavoro. Ragazzi, non ci sono lavori! Non ci sono lavori! Abbiamo completato il gioco, Giovanni. Vedi, siamo troppo pro. Noi possiamo. Vediamo se si è buggato e noi ritorneremo subito. Yeah. Allora ragazzi, abbiamo cercato un modo per risolvere questo tipo di problema. Però ragazzi, il punto qual è? Che giustamente noi siamo in Italia, come potete ben vedere. In Italia c'è la crisi, giustamente. Quindi anche se io metto Milano o Verona o Venezia, lavoro non ce n'è. E per questo video extra è tutto, spero che vi sia piaciuto. Appena troveremo un lavoro vi faremo un percorso come si deve. Non è a causa nostra comunque questo tipo di problema, ma a causa dell'Italia crisi, che c'è crisi. Quindi ragazzi, spero tanto che l'episodio vi sia piaciuto, piccolo e intenso, per farvi vedere questa crisi che c'è per ora anche su Euro Truck Simulator 2. Quindi da me e mio fratello Vigilon è tutto, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, c'è crisi, che ci possiamo fare.